esperienze capiamo sempre di più e diventiamo sempre più consapevoli della nostra realtà, della realtà umana, ma della realtà di Dio. Ecco, credo che Dio, nel suo infinito amore e grande amore, ci abbia aiutato e ci vuole aiutare sempre, anche dopo questa vita. Non poteva fare un regalo così più grande di creare questo purgatorio. Fratelli, altrimenti sarebbe finita per noi qui, con i nostri peccati, con le nostre ignominie, ma lì c'è una possibilità di purificarsi. Prima di salire al cielo c'è possibilità, e Dio ha creato questo luogo che è una grazia per noi, una grazia poter entrarci per poi abbracciare il cuore di Dio per sempre. E sono esperienze che dobbiamo tenere presente, dobbiamo scrivere, dobbiamo far conoscere proprio in questi anni, in questo mondo, in questo tempo in cui noi ci lamentiamo di tante sofferenze, di tante calamità, e proprio possiamo dire che queste sofferenze e calamità invece ci aiuteranno alla purificazione, cioè ci aiutano a purificarci. Noi ci purifichiamo anche attraverso questa vita, basterà che accettiamo, che offriamo, senza battere i piedi, senza bestemmiare, ma ringraziando il Signore. I segni dei tempi sono questi, molta sofferenza, molte calamità, perché molti sono i peccati e tanti sono gli errori degli uomini. E allora accettiamo anche le sofferenze di questo mondo. Ma come dico, Dio è stato grandemente buono. Ci ha creato un posto prima del salire in paradiso. Infatti credo che nessuno potrà entrare in quel luogo del suo cuore benedetto senza la purificazione. Cioè dobbiamo essere trasparenti, limpidi. Non ci deve essere ombra di peccato in noi. Noi che siamo pieni di peccato. E allora questo luogo è il luogo della purificazione. Fa impressione le anime che sono dentro, sono, non sappiamo il numero, milioni, milioni, che aspettano, che entrano ogni istante, ogni istante, ogni istante, e sono accolte da questo luogo, che è un luogo che non si capisce cosa sentono, cosa vedono, però si capisce una cosa: nella sofferenza dentro di loro è grande, una sofferenza immensa dentro di loro, una sofferenza spirituale. No, non c'è fuoco in quel purgatorio, ma c'è una sofferenza dentro che li fa scoppiare. Vorrebbero tornare indietro, non possono, vorrebbero pregare per loro, non possono. Aspettano solo la nostra preghiera, il nostro aiuto e la misericordia di Dio. Da lì si esce certamente, è l'anticamera del paradiso. Ecco perché è una grazia di Dio, perché da lì si esce purificati. Tanti forse non hanno il dovere, non hanno il bisogno di passare per questo luogo perché sono già purificati qui in questa terra. Noi, se ci toccherà passare per quel luogo, ecco, preghiamo il Signore che ci liberi presto, ma offriamo in questo momento, in questi giorni, in questo tempo che siamo qui, tutte le nostre preghiere, le nostre sofferenze, perché liberare le anime del purgatorio vuol dire poi liberare anche noi. Le anime ci aiutano, non possono più pregare per loro, ma pregano per noi e ci aiutano e come ci aiutano. Ecco, difficile poter fermarci stasera a ricordare tutto quello che è stato. Non è possibile. Ci vuole un po' di calma, un po' di tempo. Bisogna scrivere queste cose. Bisogna aiutarci a poter viverle e riviverle per poter farle rivivere poi gli altri. Non è possibile altrimenti. Ma quello che si può dire da questo luogo, si può dire a tutta l'umanità: pentitevi, credete, perché il tempo arriva, e arriva presto, il nostro tempo della purificazione. Pentitevi e credete a queste cose, credete in Dio, ne vale veramente la pena, perché l'eternità è per sempre. E la nostra parola che dobbiamo non dimenticare mai è l'eternità.